Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi finalmente riesco a stare un po' in macchina e a portarvi un nuovo tutorial. Ieri sera ho provato a smontare la prima bocchetta dell'aria e devo dire che il lavoro non è difficilissimo ed è fattibile per tutti. Detto ciò, prima di cominciare con il tutorial, volevo annunciarvi comunque che ho creato la nuova pagina Instagram dedicata esclusivamente al canale YouTube e vi metto qui il link Mitch Tuning e potete andare a trovarmi e seguirmi, soprattutto lì posto molte foto, molti sondaggi. Per esempio, ieri avevo scritto appunto questo sondaggio se portare o meno il tutorial su come smontare le bocchette dell'aria e ho ricevuto molti sì, quindi ecco. Pronto come sempre a portarvi un nuovo tutorial. Detto ciò, intro e cominciamo subito. Allora ragazzi, diciamo che avevo escogitato un piano io inizialmente per evitare di utilizzare i cacciaviti perché diciamo che può essere una operazione un po' più delicata, ecco perché potremmo rovinare i contorni delle bocchette. Quindi ho preso una stampella divisa, ho provato a fare queste leve, non lo so, vabbè. Praticamente l'idea mia era questa: infilare dentro la bocchetta, arrivare in fondo, aggrappare e tirare. Ovviamente, dopo qualche tentativo, ho capito che non era la soluzione giusta perché queste agganciano dietro, soltanto che poi a tirare resta difficile, o dovrebbero essere un po' più lunghe e poi scivolano, quindi non ve lo consiglio. Quindi mi sono attrezzato di due cacciaviti piatti e due stracci. E andiamo a vedere subito come toglierla. Ok, questa è la nostra bocchetta sudicia, perché dentro è un po' zozza, niente di rotto, ok, qui tutto perfetto, liscio come l'olio, penso che questa sia un'ottima soluzione per andare in giro l'estate perché penso che entri più aria. E quindi, che dire ragazzi, se volete, facciamo così perché sennò mi zozzo perché sono sudice, in caso potete togliere anche questa parte davanti, perché vedete è separata. Ci sono tutti questi gancetti, non so se volete cimentarvi nel farlo, ovviamente ricordiamoci che sono gancetti delicati, quindi non so quanto convenga, però se avete in mente di verniciarle, non lo so, di fare qualche lavoro a queste bocchette, state attenti, e questi sono tutti i ganci, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ganci e basta. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e penso che questo sarà un video propedeutico per smontare
la mascherina delle bocchette, ma non vi anticipo nulla perché porterò un altro video. Quindi, come ho detto prima, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi alla mia pagina, Instagram soprattutto, ve lo ricordo, Mitch Tuning. E iscrivetevi alla mia pagina Facebook e soprattutto iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto e attivate la campanellina per le notifiche. Detto ciò, Mitch Tuning vi saluta. Ciao a tutti, ragazzi.